ragazzi, benvenuti in una nuova recensione. Oggi abbiamo qui con noi un USR10 della UR e partiamo subito con l'unboxing. Troviamo il corpo del fucile in ABS non molto solido, con due attacchi per la cinghia in metallo e un DB Color Wrist qua per la possibilità di attaccarci un bipiede. Un pulisci canna in ABS, classico. Poi troviamo il nostro funzionamento Voltation con crisper ottica, canna in alluminio e OPAP. Un BB loader da 100 spallini, classico anche questo. Caricatore da 30 colpi monofilare. Poi viti e brugoletta per il montaggio del fucile, che adesso vi faremo vedere montato. Ecco qua la nostra SG montata. Come potete vedere è molto lunga essendo un fucile da sniper. L'op-up si trova qua ed è composto da questa specie di rotellina zigrinata che, tirandola verso di noi, caricheremo l'op-up. Scaricandola verso la canna del fucile si scaricherà. Allora, questo fucile è un bolt action, ovvero con funzionamento a molla, e si carica così il colpo. Caricheremo indietro la nostra leva. Facendo così caricheremo il pistone, riportandolo avanti il pistone tornerà al suo posto e saremo pronti a sparare. La sicura si trova qua vicino alla leva d'armamento ed è molto comoda. Tirandola in su il fucile sarà libero, invece portandolo indietro il fucile sarà in sicura. Il caricatore è un caricatore monofilare da 30 colpi e si infilerà qua davanti. Non come i fucili veri che si trova qua, ma qua davanti. Purtroppo la meccanica di questo fucile è in plastica, ovvero c'è un pistone in ABS che dopo tante cariche del pistone verrà consumato e non avrà più aggancio al nostro meccanismo di scatto. Allora, i pregi e i difetti di questo fucile. Partiamo dai pregi. Allora, il fucile è molto leggero. Nonostante essendo con la canna di metallo, è molto leggero, pesa circa 2,6 kg ed è molto comodo come sniper, diciamo, più che si muove di più, perché tipo se lo mettiamo a confronto con un R96 questo qua è molto più comodo e veloce da utilizzare, in quanto essendo un po' più corto e un po' più leggero. Poi pro il caricatore, che è da 30 colpi ed è traslucido. Potremo vedere quanti pallini ci sono dentro nella molla. Un altro pro è la leva d'armamento, è molto più morbida da caricare, per esempio di un Dragon che abbiamo visto nella recensione precedente. Però sono i RIS che ci danno in dotazione, qua sopra il meccanismo di caricamento e qua per il BPL, che sono di serie. I contro invece possono essere, come abbiamo detto prima, il pistone, che dopo un po' prenderà aggancio e non funzionerà più. E poi un altro contro che è per tutti i fucili da sniper, che è lo sbilanciamento senza bipiede. Ovvero dovremo comprare un bipiede per poter sfruttare meglio quest'arma. Bene, grazie a tutti per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima recensione. Bella!